Non puoi neanche però andare a pescare solo con l'amo. Solo con l'amo. Grande Don. Non puoi neanche andare a pescare solo con l'amo, perché se vai a pescare solo con l'amo, come possiamo dire, il pesce ovviamente non abbocca. Quindi per pescare è necessario l'unione di esche e amo. E adesso vediamo che cos'è. Però molti uomini. Allora, dobbiamo anche distinguere gli uomini poi, perché non tutti gli uomini sono uguali, non tutti gli uomini naturalmente. Salutiamo anche Dea. Salutiamo Dea, salutiamo. Iscrivetevi, non lo dico mai, cioè lo dico sempre, ma iscrivetevi anche al canale di Pepe Rosa, Cucina Naturale, Come Mangiare Senza Ingrassare, Pepe Rosa. E anche al canale della Carampagnocca, la nostra Patrizia Perotti, che ha aperto un nuovo canale, posta il link, Befana, che si intitola Vivere al meglio. E salutiamo anche Marianna. Marianna alle 21, mi raccomando, ti voglio presente per il Mein Kampf di Adolf Hitler, così impari qualcosa, anche te, ignorante come sei, forse riesci a imparare qualcosa, un po' di cultura nella tua testa da ignorante serve. Allora, quindi oggi gli sto facendo dei complimenti, sto facendo un po' di solito la tratto peggio, perché questa è una mia dipendente, io la pago 0 euro al mese. È una mia dipendente, la pago 0 euro al mese e questa è sempre in ritardo, è sempre ritardataria, assenteista, ce n'ha sempre una. E quindi le sto facendo i complimenti. Oh, è arrivato anche il nostro Pippoli. Bene, però partiamo, bando alle ciance. Allora, intanto dovete tenere presente questo: si differiscono due tipi di maschi. Ci sono due tipi di maschi. Il maschio catramista e il maschio alfa, che sono agli antipodi, saluto anche Giuliano, sono agli antipodi. Il termine maschio alfa è un uomo che dimostra caratteristiche di leadership, fiducia, carisma, e il maschio alfa non ne frega niente di cosce tette e culo, cioè le cosce tette e culo gli piacciono, certo, ma va alla ricerca di qualcosa d'altro, di qualcosa di più profondo e anche di più, come dire, leggero comunque in una donna. Vediamo quali sono le caratteristiche del maschio alfa di qualità. Maschio alfa di qualità. Il maschio alfa di qualità è un leader naturale, ma non perché si impone. E questo è interessante. La leadership è la capacità di guidare, no? Senza imporre. Non è un qualcosa di antidemocratico, un qualcosa. Ma è una persona che sa ispirare, motivare, sa attrarre, diciamo così, le persone intorno a lui. Sa prendere decisioni, ha resilienza, ha sicurezza e autostima. Vediamo, Don Matteo ha modificato la caratteristica. Il grande Don Matteo non perdona una perpetua, il nostro Don Matteo. Poi la leadership, ma anche la sicurezza e l'autostima, no? La fiducia in se stessa è una delle caratteristiche distintive del maschio alfa di qualità. Non si tratta di arroganza, ma si tratta di una profonda consapevolezza. Il maschio alfa è anche una persona empatica, che ha empatia, compassione, tra virgolette, no? L'empatia è la capacità di percepire le emozioni degli altri e d'altra parte questa empatia lo rende anche rispettato, perché se te sei una persona empatica, attrai le altre persone. Ma il maschio alfa è anche integro, ha capacità di autocontrollo, ha ambizione. Salutiamo la nostra Mary Rossi, ha determinazione. Un maschio alfa ha il controllo delle proprie emozioni, cioè chi si lascia trasportare banalmente dalle proprie emozioni non è alfa, cioè purtroppo non è alfa. Gli alfa, i veri alfa, hanno la capacità di gestire le proprie emozioni, hanno la capacità di affrontare in modo maturo. Oh, salutiamo la nostra Adriana Paratore, nonché Culti Abusanti. Salutiamo la nostra Chiava Palma. Qua ogni volta che arriva Chiava Palma, la strada del mattino, sorge l'amletica domanda. Palma, Chiava o non Chiava? Non lo sappiamo. Palma, Chiavi o non Chiavi? Poi abbiamo Giorgio Scanu, il re dei brutti. Oh, Giorgio, il re dei brutti. Mi raccomando, abbiamo Giorgio, il re dei brutti. E quindi, se volete uno brutto, c'è Giorgio Scanu a disposizione. In questa chat c'è di tutto. E quindi, il controllo delle emozioni è una caratteristica chiave. Da maschio alfa, il maschio alfa, di qualità, il maschio alfa di qualità non è impulsivo, non è guidato dalla rabbia. Il maschio alfa sa gestire le proprie emozioni in modo maturo,
affronta le situazioni stressanti con calma, con razionalità, ha un autocontrollo che ha un autocontrollo. Bravo Palma, bravo Palma. No, bravo Scanu, bravo Scanu. Ha un autocontrollo molto forte. Poi è anche ambizioso, è anche determinato ed è anche umile, perché le persone umili sono quelle più potenti. L'umiltà non è un segnale di debolezza, l'umiltà è un segnale di forza. Gli sboroni non sono umili, gli sboroni non sono umili. Le persone umili non sono sborone, e questo è un altro punto molto importante. Dobbiamo prendere atto di questo fatto. Mi sa che sta nascendo l'inciucio tra la palma sta nascendo l'inciucio tra la palma e il nostro amico Ano, il nostro amico Ano. Palmano. Fa anche messa assieme, viene anche bene. Palmano o Ano Palma, Palmano o Ano Palma. E quindi l'umiltà è un qualcosa che può essere molto utile. Queste caratteristiche definiscono un maschio alfa di qualità come un individuo equilibrato. Ma fate bene, usatela, no? Questa chat per inciuciare tra voi. Inchiavardatevi, come la nostra Sissi si è fatta inchiavardare da Pippoli. Inchiavardatevi, no? Conoscetevi tra voi e inchiavardatevi. Procreate figli maschi, inchiavardatevi. Ah, tra l'altro vi do la notizia buona che il nostro amico Carmine presto tornerà a romperci i coglioni, perché è uscito dalla terapia intensiva il nostro amico Carmine, quindi è fuori pericolo e presto tornerà a venire in chat a romperci il cazzo di nuovo. Quindi presto avremo di nuovo le rotture di cazzo del nostro Carmine, che è uscito dalla chat e già Carmela lo era, già Carmela lo era. Uscito dalla chat tornerà a romperci i coglioni in chat. Quindi siamo tutti contenti di avere un altro rompicazzo nella chat. Il nostro Carminiello. Allora, quindi queste sono le caratteristiche del maschio alfa. Adesso cerchiamo di capire che cosa guardano questi maschi alfa in una donna. Che cosa guardano in una donna e queste cose che li fanno innamorare. Allora, quando si tratta di attrazione e innamoramento, ci sono alcuni tratti che gli uomini tendono a notare e ad apprezzare in una donna. Ha avuto un brutto intervento. Adesso per privacy non lo dico, Adriana. Comunque ha avuto un malore secco, un brutto intervento. È stato poi dei giorni in terapia intensiva, ma oggi ha scritto che è uscito fuori dalla terapia intensiva e quindi presto speriamo che verrà di nuovo a romperci i coglioni nella chat. Perché ormai questa chat è diventata una famiglia, ognuno ha il suo ruolo, ha il suo ruolo. Abbiamo Giorgio, il re dei brutti, Pippoli, la carampagnocca, insomma, gli habitué della chat hanno ognuno al suo ruolo. Quindi non potevamo perderci Carmine. Io ho parlato con l'amico suo, gli ho detto, senti, a me Carmine serve. Un rompicoglioni così non lo trovo, quindi fallo tornare in fretta. Allora, parliamo, dai. Quando si tratta di attrazione e di innamoramento, ci sono alcuni tratti che gli uomini di qualità notano e apprezzano in una donna. Queste caratteristiche non riguardano solo l'aspetto esteriore, anzi, l'aspetto esteriore, come dicevo, cosce, tette, culo, sono l'esca, ma non è l'amo. Quindi un uomo, certo, può essere attratto da cosce, tette, culo, nella fase iniziale, ma un uomo di qualità non si innamora di cosce, tette, culo. Se incontra una donna che manifesta soltanto cosce, tette, culo, si potrà fare un giro di giostra, si potrà fare un giro di carampana, chiamiamolo così, ma non se ne innamorerà. Le caratteristiche che fanno innamorare un uomo non riguardano solo l'aspetto esteriore, ma comprendono, e questa è la verità, comprendono anche aspetti della personalità, aspetti del comportamento. Ci sono cinque cose che attirano moltissimo, cinque cose che gli uomini guardano in una donna e che potenzialmente li fanno innamorare. E vi dico che è così, non lo sto dicendo tanto per capraccio o benevolenze, per dire qualche cosa nei confronti delle malgascione, delle carampane che mi ascoltano. Sto dicendo che le cose stanno proprio in questi termini. La prima cosa è il sorriso e la positività. Sembra strano, ma il sorriso e la positività è la stessa cosa. Il sorriso è un linguaggio universale che può aprire porte
che può creare legami profondi, ma in modo naturale, naturalmente spontaneo. Ovviamente parlo del sorriso Duchenne, del sorriso vero. Quando una donna sorride sinceramente, saluto Vera, trasmette un messaggio di calore, trasmette un messaggio di accoglienza che va oltre le parole, perché la seduzione è sedurre oltre le parole. Gli uomini sono attratti, gli uomini di qualità intendo, sono attratti da questa luce interiore. Ecco perché possiamo dire così, che il sorriso di qualità è una luce interiore. Se tu sorridi, il sorriso vero è il sorriso Duchenne, dove ti vengono le zampette di gallina sugli occhi, zampette di gallina sugli occhi, non sulle orecchie. Deve sedurti la mente, ma la mente te la seduce anche a livello non verbale. Quindi il sorriso trasmette una luce interiore, è la luce interiore, la tua anima. Gli occhi, quando dicono gli occhi sono lo specchio dell'anima, perché gli occhi che ridono trasmettono Duchenne, sorriso grande Don Matteo, il sorriso Duchenne. No, mi fa morire, Don Matteo. Vabbè, comunque, quindi è un invito comunque a condividere momenti di felicità, a guardare il lato positivo della vita insieme. È importante. Quindi questa è una vibrazione, un'energia, è una vibrazione positiva che è estremamente affascinante, perché crea un ambiente in cui la connessione emotiva può fiorire, rende l'incontro piacevole, memorabile, quindi è veramente fondamentale. Trasmette la luce dell'anima, gli occhi trasmettono la luce dell'anima. Il sorriso spento non ti trasmette energia, non ti trasmette luce, è un'anima morta. E anzi, probabilmente le persone che non sanno sorridere, non sanno emettere un sorriso vero, sono persone che sono senza anima. È vero, gente allegra ce l'aiuta, ma il sorriso vero, quello che trasmette energia, è un punto importante. Quindi una donna che sorride col cuore, ecco perché si può sorridere anche col cuore. Ricordiamoci che il cuore è il centro della nostra energia. Il chakra del cuore, si dicono, tutte le tradizioni dicono che nel chakra del cuore c'è l'anima. Quindi una donna che sa sorridere con il cuore, che sa sorridere, può far sentire un uomo a suo agio, valorizza la loro interazione, può gettare le basi di un legame più profondo. E questa è un'energia positiva, è irresistibile, no? Scatena un sentimento che va oltre la semplice attrazione. Quindi, introietta, esatto, il vocabolario. Introietta re. Abbiamo creato un neologismo, introietta re, brava, brava, roviniamo il vocabolario, introietta re, il grande Don Matteo. Quindi questo è un punto importante secondo me. Quindi le persone che non ridono, ecco, le persone sempre lamentose, donna lamentosa, donna noiosa. Donna lamentosa, donna noiosa, le donne che si lamentano sempre, che sono sempre, ma no, ma c'ho questo, ma c'ho quello, ma questo non mi va bene, no, ma quello non mi va bene, no, ma se tu dici così, questo non mi va bene. Io una volta c'era in una consulenza una che mi ha chiesto una cosa, un consiglio, no, su una roba. E io gli ho detto: ma guarda, secondo me dovresti fare questa cosa qua per risolvere questa questione sentimentale affettivo. E lei mi ha detto: no, ma questa cosa qua non mi piace. Vabbè, non ti piace. E allora, se questa non ti piace, fai questa cosa qua. E gli ho detto un'altra cosa. E lei mi ha detto: no, ma questa cosa qua è difficile. E allora gli ho detto: vabbè, questa non ti piace, questa è difficile, vabbè, vediamo una terza opportunità. Quest'altro, prova a fare questo. E no, ma questo non mi piace ed è difficile. E quindi alla fine, se tu non vuoi fare niente, diciamo, di farsi un altro sicuramente. Ma
Master Consulting da 2500 euro. Allora, quindi un'altra caratteristica, e quindi le donne lamentose, donne lagnose, donne che, cioè le donne pessimiste, quello che vedono i problemi nelle soluzioni, non nelle soluzioni ai problemi, non attirano. Invece, abbiamo poi un'altra caratteristica fondamentale che è l'autenticità. Non devi essere qualcun'altra. Cioè, gli uomini di qualità apprezzano una donna autentica. Una donna autentica è una donna che non passa inosservata. Soprattutto se vuoi costruire una relazione significativa, gli uomini apprezzano gli uomini di qualità, il maschio alfa di qualità apprezza profondamente una donna autentica, sicura di sé. Una donna autentica che non teme neanche di mostrare le sue vulnerabilità perché le conosce, non teme di mostrare i suoi punti di forza, le sue passioni, non cerca di trasformarsi per captazzo o benevolenze, non cerca di fare qualcos'altro, non cerca di essere qualcun altra, vive con autenticità, si lascia trascinare, diciamo, dalle cose positive, è vero, i brontoloni rompono, bravo, bravo, Giorgio Scano, sì, Giorgio Scano, il re dei brutti. Quindi una donna che vive la vita, che vive la sua vita con autenticità, non si lascia influenzare dalle pressioni esterne, non si lascia uomini di qualità ce ne sono, certo che ce ne sono, uomini di qualità ce ne sono, caro Don Matteo, ce ne sono. Comunque una donna autentica è una donna che non si lascia influenzare dalle pressioni esterne, non si lascia influenzare dai giudizi altrui. Chi dipende dai giudizi altrui non è una persona autentica, è una persona falsa, fasulla, farlocca. Chi dipende dai giudizi altrui non è autentico. E poi, diciamo, la sicurezza interiore, una donna autentica è anche una donna che ha una sua sicurezza interiore. Questa sicurezza non solo la rende attraente agli occhi di un uomo, ma ispira anche fiducia, ispira anche ammirazione. Cioè l'autenticità è una qualità che non solo attira, ma mantiene anche vivo l'interesse, mantiene anche vivo l'amore in una relazione, perché rappresenta la base. E rappresenta la base su cui coi germi di ieri oramai, rappresenta diciamo la sicurezza. Quindi è importante questo. L'autenticità è una qualità che non solo attira, ma mantiene vivo l'interesse, mantiene vivo l'amore in una relazione. Perché rappresenta la base su cui costruire un legame profondo, un legame duraturo. È un punto importante questo. Quindi cerca di essere una donna autentica. Se tu riuscirai a essere una donna autentica, riuscirai tranquillamente a sedurre, tranquillamente a conquistare. Un'altra caratteristica che secondo me è fondamentale per una donna è l'intelligenza e anche l'ironia. Intelligenza e ironia è un'unica caratteristica perché le persone ironiche sono intelligenti e le persone intelligenti sono ironiche. Io quando parlo di ironia e di intelligenza le metto assieme, cioè non si può essere ironici e non essere intelligenti, e non si può essere intelligenti senza essere ironici. Quindi sono come due gemelli siamesi. Una persona che non è ironica non è neanche intelligente, diciamo la verità. È una persona che non è intelligente, non è ironica. L'intelligenza e l'ironia sono qualità che vanno ben oltre l'aspetto, anche l'uomo ironico è affascinante, certo, l'uomo ironico è intelligente, certo, adesso parliamo delle donne, però ovviamente anche l'uomo ironico. L'intelligenza e l'ironia sono qualità che vanno ben oltre l'aspetto esteriore e lasciano un'impronta duratura in chi le riconosce e le apprezza. E questo perché poi se hai a che fare col catramista, il catramista non apprezza queste cose, per cui se tu hai a che fare con un catramista, ebbene, e allora non succederà niente. Però in realtà, mentre la bellezza fisica, cosce tete culo, diciamo, possono catturare l'attenzione iniziale, perché sicuramente, salutiamo Annalisa, cosce tete culo possono attrarre, diciamo, l'attrazione iniziale. Invece l'ironia, invece l'intelligenza dona, diciamo, la possibilità a una donna di mantenere viva una relazione nel tempo, perché
Una volta che hai una che ha cose tette culo che ti piacciono, però non è ironica, è musona, rompicoglioni, cagacazzo, cazzi e mazzi, eccetera, eccetera, e che te ne fai? Cioè, una volta che te la sei trombata, non hai neanche più voglia di vederla, neanche più voglia di interagire. Salutiamo Alice Bertorella. Mi aiuta a sdrammatizzare. Ma devi sdrammatizzare, vecchia citrulla befana di una vera. Vera Befana, tu sei la vera Befana. Quindi, esatto, fate il burlesque, seguite la nostra Chiara Palma, fate il burlesque e giocate. Ma è vero, l'ironia è il burlesque, ad esempio, come che fa la nostra Chiaretta Palma, la nostra Palma, chiava o non chiava, che fa il burlesque è un modo giocoso, no? Di vivere la seduzione fondamentalmente, la seduzione fisica, un modo ti vedo, non ti vedo, un modo di giocare, eccetera, eccetera. E questo è un punto fondamentale. No, la bellezza fisica può catturare sicuramente l'attrazione iniziale, ma gli uomini poi sono gli uomini di qualità. Salutiamo la Treccina, ciao Treccina. Gli uomini di qualità sono poi particolarmente interessanti, veramente sono attratti da donne che sanno conversare in modo interessante, in modo stimolante, che possiedono, come possiamo dire, opinioni ben fondate, non temono di esprimerle, che hanno queste capacità, queste caratteristiche, da burla, esatto, sedurre col gioco. Quindi una donna intelligente e ironica è in grado veramente di arricchire, qualunque relazione, no? Una capacità di stimolare intellettualmente. Un uomo di qualità vuole essere stimolato intellettualmente, non va alla ricerca di una gnugna. Non va alla ricerca di una sciampista, non va alla ricerca. Ma l'intelligenza non è soltanto una questione di conoscenza, non c'entra niente con la scolarizzazione. Quindi anche voi che avete fatto la terza media al CEPU potete essere intelligenti ed ironiche. L'intelligenza non c'entra niente con la scolarizzazione, sono due cose completamente diverse. Ci possono essere persone che hanno 3 lauree. Che sono ignoranti, diciamo, come delle capre, tra virgolette, e che non hanno praticamente nessuna intelligenza, nessuna ironia, non c'entra niente la scolarizzazione. Anche voi che avete preso la terza media al CEPU avete questa possibilità. Se non avete mai letto un libro in vita vostra, leggete i miei. Ingegnere seduzione, a me il cuore, please. E poi c'è anche quello con Giorgio Cameli. E poi ci sarà presto quello con la carampagnocca sull'amore. Quindi. E poi anche i Taratarot, che dovrò, spero, presto pubblicare anche i Taratarot. Quindi alla fine ne ho pubblicati di libri. 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, dai, 5 non è male. Allora, quindi, comunque, una donna intelligente, quindi. E questo, cioè lo spirito vivace, l'umorismo, sono cose fondamentali, sono qualità che costruiscono una connessione duratura. Sono, diciamo, basata sulla stima reciproca, anche su una comprensione profonda. Manca un romanzo, esatto, i tuoi concetti. Quello sarebbe l'ideale, mi piacerebbe. Vediamo, vediamo. Prima che morirà Don Matteo lo farò, lo farò. Prima che Don Matteo morirà lo farò, perché voglio dargli la possibilità di leggerlo. Quindi prima che Don Matteo schiatta lo faccio di sicuro. Quindi Don Matteo, attenzione, perché una volta che l'ho fatto puoi pure schiattare. Finché non lo faccio ti tengo in vita, Don Matteo. Finché non lo faccio ti tengo in vita. Ti tengo in vita, Don Matteo. Una volta che l'ho fatto, tu puoi anche schiattare. È un romanzo mi piacerebbe. Non so se sono in grado, ma vabbè, vediamo. Conto sulla pigrizia. Bravo, Don Matteo. Bene, queste sono caratteristiche importanti comunque, è fondamentale. Io credo che veramente l'intelligenza. Ecco, un'altra caratteristica che è prettamente femminile, ma anche maschile. È l'empatia e la gentilezza. Basta! Basta! Con le donne mascoline, le donne bulldozer, basta! Con le donne tanto gentile, tanto onesta pare. La donna mia, quand'ella altrui saluta, con i lingua de vien tremando muta, che gli occhi non l'ardiscono di guardare. Basta!
con queste donne mascoline, con queste donne, diciamo, bulldozer. Basta con queste donne, che bulldozer, che frequentano i catramisti. Basta! Cavolo, siete donne, cercate di sviluppare empatia e gentilezza. Una donna deve essere gentile, deve essere leggiadra. Basta con Levirago, bravo, bravo, Don Matteo, basta con Levirago. Una donna, ma anche, ci sono donne, ma basta anche con quella, come dire, una donna deve essere leggiadra, deve essere leggiadra, deve essere gentile. È una caratteristica della femminilità. Cioè, no, no, se no uno si andava a cercare uno scaricatore di porto e allora si teneva lo scaricatore di porto. Eh sì, cioè, le donne aggressive, le donne. Basta, basta! Vogliamo le donne con empatia e gentilezza, che però non è una qualità che si sviluppa. Esatto, è tipo la campionessa di pugilato. Basta con queste donne androgine. Basta con le donne col testosterone a mille, basta con le donne col testosterone a mille. Il testo di Teorema di Masini, ok, la nostra chiavetta. Se no, una donna deve essere gentile, cioè l'empatia e la gentilezza sono qualità che vanno dritto al cuore, creano connessioni che vanno oltre l'attrazione superficiale. Cioè la capacità di comprendere, di condividere i sentimenti di un uomo rende una donna incredibilmente attraente perché dimostra una profonda sensibilità. Una donna deve essere sensibile, ragazzi. Cioè, se tu vuoi essere donna, non puoi emulare il maschio. Cioè, non puoi emulare il maschio. Devi sviluppare le tue capacità, la tua gentilezza, la tua leggiadria. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, con i lingua di ventre mando muta. E gli occhi non l'ardiscono di guardare. Cioè, così deve essere una donna. Una donna deve essere un po' dolce stil novo, fondamentalmente, no? Basta unisex, basta intersex, basta. Gli uomini alfa sono colpiti da una donna che sa essere gentile, ma non soltanto con loro, che sa essere gentile col mondo, quando interagisce col mondo. Una donna che sa essere gentile col mondo, che sa essere gentile con gli altri. E questo è un punto fondamentale. L'empatia permette a una donna di percepire le emozioni che un uomo prova, essere solidale. È una connessione emotiva potente perché crea un senso di sicurezza, crea un senso di fiducia. E questo è un punto fondamentale. Un uomo che si sente compreso e accettato per quello che è più propenso a legarsi profondamente, è più propenso, come possiamo dire, a vedere la relazione come un porto sicuro in cui aprire e condividere le proprie vulnerabilità. E questo è un altro punto importante, è un punto fondamentale, no? La gentilezza, d'altro canto, è l'espressione pratica dell'empatia. Se poi ci pensate bene, la gentilezza, alla fine, è l'espressione pratica dell'empatia. L'ovaio policistico, e questo è un punto fondamentale, no? Quindi cercate di svilupparla, questa sensibilità. Una donna deve essere sensibile, dovrebbe essere sensibile verso i bisogni, i sentimenti degli altri. Non solo fa sentire un uomo amato, apprezzato, ma suggerisce che la donna è capace di costruire anche una relazione profonda, non superficiale. È fondamentale. Empatia e gentilezza sono qualità che risaltano e sono fondamentali, ragazzi. Cioè, veramente, tenete presente che una donna che non è empatica, che non è gentile, le donne grezze, le donne poco empatiche, le donne che non hanno questo. E poi, ovviamente, diciamo che l'ultima parte, l'ultima, ma l'ho messa per ultima, però è importante anche. È una donna passionale. Anche una donna, anche la passione, la passionalità è una forza magnetica. Cioè la passione, ma non passione soltanto per il maschio fondamentalmente, ma anche per il maschio ovviamente. La passione nel vivere, ad esempio, la sessualità, la passione. Una donna passionale è una forza magnetica la passione, che rende una donna incredibilmente affascinante, rende una donna,
incredibilmente, come possiamo dire, irresistibile. E questo è un punto fondamentale. Ma una donna che vive con passione la sua vita, con passione, è un'energia, cioè la passione, l'energia, anche l'energia libidica, diciamo, no? Che è un qualcosa di interiore. Ci sono quelle con la profondità di una pozzanghera, è vero, ci sono quelle che non hanno nessuna profondità. Purtroppo, il mondo è fatto, diciamo che purtroppo o per fortuna, perché diciamo che il mare è pieno di pesci, quindi se uno va, tutti i pesci stanno a mare. Ma vale per ambo i sessi, certo. Adesso stiamo parlando delle donne, delle caratteristiche delle donne che attraggono gli uomini, però ovviamente mutatis mutandis vale anche in caso contrario, naturalmente. Non sono caratteristiche degli uomini che possono attrarre le donne. La passione è comunque una forza magnetica, cioè gli uomini trovano estremamente attraente una donna passionale, non una di quelle, no, ma qua no. Ma questo non mi piace, anche un po' di trasgressione, no? Adesso abbiamo la nostra Chiara che fa il burlesque, no? Che magari è un po' trasgressivo. Anche un po' di trasgressione serve nel vivere una relazione, no? Quelle che dice, ma no, qua no, ni no, su no, giù no, no, questo non va bene, quello non mi piace, quell'altro no. No, una donna deve essere passionale, ma anche passionale nell'inseguire i suoi sogni, non soltanto a letto, diciamo, anche passionale nell'inseguire i suoi sogni, anche passionale, diciamo, nella sua vita, fondamentalmente, fare le cose con passione, no? Anche qua veniamo alla donna lamentosa, quella che si lamenta sempre, no? Quella che si lamenta sempre, che dice, ma questo non mi piace, no, ma quello non mi piace, no, ma questa cosa qui non mi piace neanche, ma neanche quell'altra. No, questo non va bene, no, ma in tutte le cose, sono donne che qualunque cosa dicono, sono, come dire, non lo so, non gli va bene niente, no? Cioè, ma anche per dire, non lo so, nel cibo, nel lavoro, in tutto, trovano sempre problemi in tutto, no? Quindi questo è un punto fondamentale. Brava, brava Grinettina, fate domande al negativo, così si risponde no, diventa sì. Oppure potete anche confondere le acque. Ad esempio, non credi che non sarebbe interessante non passare un non weekend con me? Provate a dire questo. Non credi che non sarebbe interessante non passare un non weekend con me? E cioè, tu quella lì non sa che cazzo rispondere. Perché tu poi la risposta, non credi che non sarebbe interessante non passare un non weekend con me? Quindi questo è un punto fondamentale. Penso di venire a Londra per ottobre, cioè di quale anno? Di quale anno, Pippoli? Di quale anno, Pippoli, pensi di andare a Londra? Di quale anno, Pippoli, pensi di andare a Londra? Pensi di andare a Londra? Se ti chiedessi Dharma adesso la stessa risposta che daresti a questa domanda, anche quella è interessante. Comunque sia, caro Pippoli, a Londra, ma secondo me. Tu sai come ci vai a Londra, Pippoli? Cambi il poster in casa tua. Anziché, ma che è quest'anno? Tu a Londra ci vai cambiando il poster. Togli quello della Tour Eiffel che c'è in camera e ci metti quello di Buckingham Palace. Cambia solo il poster, cambia il poster. Ma perché Pippoli è come Rosy, no? Rosy viaggia di fantasia. Rosy viaggia di fantasia, no? Rosy va a Monte Carlo, qua là, con la fantasia, giustamente può frequentare tutti gli yacht, eccetera, eccetera. Invece Pippoli cambia semplicemente il post di casa, no? Adesso c'è quello nella cameretta, nel buio della sua cameretta, c'è il post della Tour Eiffel, lui lo cambia e mette, diciamo, quello del Big Ben o quello di qualcos'altro e si trova a Londra. Poi se metti, che ne so, New York, metti la cosa di New York, ti trovi a New York e ci va poco, ci va poco. Poi ti fai le foto per Instagram e sei andato anche lì. Bravo Pippoli! Questa comunque, vedete, questa creatività è un qualcosa di fondamentale. Essere creativi aiuta. Io vi suggerisco a tutti, lavorate di fantasia, come fa la nostra Rosy con i suoi esclusivi weekend a Monte Carlo sugli yacht, come fa il nostro Pippoli che sogna di andare a Londra, di fare questo e fare quello. Vivetevi la fantasia, perché è bella, vi dà, diciamo, vi dà vitalità. Ecco, quindi, comunque, inoltre c'è una cosa da dire, che
che la passione è contagiosa. La passione è contagiosa. Perché anche nella sessualità, no? Anche nella Trevor Viaggio Astrale, anche nella sessualità la passione è contagiosa. Magari una persona che è meno passionale, se ne trova una più passionale, può sviluppare la passionalità. Salutiamo anche Thomas. Ecco, quindi questo è fondamentale. Ecco, queste sono secondo me le caratteristiche principali. Non lo so, questo è quello che volevo dire, insomma. Quindi non puntate solo su cosce tette culo, evitate di essere lamentose, lagnose, rognose, evitate, diciamo, di essere false, fasulle, evitate di essere grezzone, ma cercate di essere leggiadre. Leggiadre, gentili, tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia con della tua salute. Sono tutte caratteristiche.